Arrivò mattina. Ragazzi, ragazzi, come state? Oh, io non ho chiuso occhio stanotte, Filippo. Non ho fatto che pensare a quello che è successo a Cora e Marilù. Oh, è una cosa veramente abominevole. È una cosa veramente abominevole. Sono preoccupata, ragazzi, sono molto preoccupata. Cosa facciamo? Cosa facciamo? Non lo so, Giulia. Ma le tireremo fuori. Questo è poco ma sicuro. Sentito cosa ha detto Gabriele. Non solo terrà chiusi loro lì dentro, ma ci chiuderà tutti noi lì dentro, ben presto. Io sono molto preoccupato, ragazzi. Questa volta sono veramente molto, molto preoccupato. Rilassati, Naga. Lei è da sola, noi siamo sei. Ho paura, Gianni. È comunque ultrapotente. Sono terrorizzato, ragazzi. Sono terrorizzato. Aiuto, aiuto, Marilu, ho paura. Cora, lo so, ti capisco, ma non ti preoccupare, usciremo di qui al più presto. È solo questione di un po' di tempo e ci vuole calma, ci vuole tanta calma, Cora. Lo so che è difficile, lo so. Non bastava essere imprigionate in un mondo parallelo, non bastava essere imprigionate in un mondo parallelo. Dovevamo anche essere imprigionate in questa gabbia! Dovevamo anche essere imprigionate qui dentro! Lo so, Cora, lo so, è dura, è difficile, lo so. È veramente terrificante, agghiacciante. Ma insieme possiamo farcela, Cora. Insieme noi due possiamo farcela. Marilu, io sono stremata, Marilu, sono stremata. Anch'io, Cora. Ma sono qui con te e questo mi dà tanta forza, una forza che tu neanche immagini, una forza pazzesca. Lo so, Marilu, questo anche a me, vale anche per me la stessa cosa. Stare qui accanto a te mi dà una forza pazzesca, Marilu. Ma ciò purtroppo non cambia la situazione. È vero, Cora, non la cambia. Ma ci dà forza. Per me la tua compagnia è come il pane per i denti. Lo stesso vale per me, Marilu. Lo stesso vale per me. Buongiorno, gemelline. Eccovi delle bacche. Continuerai a sfamarci con delle bacche. Anche ieri sera ci hai dato solo questo. Cora ha ragione, non possono essere sufficienti. Ah, davvero, perché prima che mangiavate è tanto diverso. Ogni tanto ci nutrivamo anche di qualche pianta. Esatto, e di qualche frutto quando lo trovavamo. Sono molto nutrienti e vi daranno sostanze. Questo non è un problema vostro. Quello che devo darvi da mangiare lo decido io. È un mio problema, non vostro. È un mio problema. Oh, Birichina, se soltanto tu avessi un po' di empatia nei nostri confronti, sono sicura che ciò non avverrebbe. Peccato solo che io non ce l'ho empatia. Ti prego, procuraci qualcos'altro tra le bacche, qualche frutto, qualcos'altro, qualche pianta. Ho detto di no, io decido cosa darvi. Solo io. Allora, buongiorno a voi, cari ragazzi. Libera Cora e Marilù, ti prego, lasciate andare, ti prego, ti prego. Oh, Giulia, non vi preoccupate. Perché stasera un altro di voi le raggiungerà. Che cosa? Esatto, hai sentito bene. E che, scusami, invece di lasciarle andare,
Tu pensi a rinchiudere anche noi insieme a loro? Esatto, ma stavolta non sarò io a decidere. Perché questa volta lascerò scegliere voi. Noi. Ma di che stai parlando? Mi hai capito bene, Gianni. Deciderete voi chi rinchiudere stasera. Lascerò a voi questa scelta. Qualora voi non doveste decidere, allora deciderò io. E rinchiuderò uno di voi a piacere, assieme a Cora e Marilu. E vi assicuro che non sarà bello se sarò io a decidere. Meglio che vi confrontiate, che prendiate insieme una decisione. Che non lasciate tutto il lavoro a me. Oddio, una scelta non è un lavoro impegnativo. Ma vi sto soltanto semplificando le cose. Si può dire che sono stata buona in questo. Birichina, di buono in te non c'è proprio niente. Forse è vero, ma ho lasciato a voi la scelta. E questo è già qualcosa. Vi rendo liberi di scegliere. Liberi di scegliere e di mettervi d'accordo su che stasera raggiungerà Cora e Marilu nella mia gabbia. Vedo tempo entro stasera. Mettetevi d'accordo, decidete. E poi me lo venite a dire di fronte alla gabbia nella quale uno di voi stasera verrà rinchiuso. Quindi vi aspetto con ansia, College Slam Team. Ragazzi, l'avete sentita? L'avete sentita? Non ti preoccupare, Giulia. La situazione è sotto controllo. Più o meno, già, più o meno, Youssef. Dobbiamo decidere chi di noi entrerà nella gabbia stasera insieme a Cora e Marilu. E non credo sia una decisione semplice. Allora, ragazzi, qualcuno di voi se la sente. Altrimenti andrò io. Stesso vale per me. Se non ve la sentite, posso andare io, anche se, insomma, non è che ne sia proprio entusiasta. Io ho bisogno di tempo per pensare, ragazzi. Anche io, stessa cosa. Che è una specie di scossa questa. Hai pensato qualcosa? Sinceramente no. Non voglio essere io a essere rinchiuso, ma non voglio neanche che tocchi a uno di voi. Stessa cosa vale per me, Johnny. Ma purtroppo qualcuno dovrà finirci. Se lasciassimo scegliere lei, secondo me è la soluzione migliore. Hai ragione, Johnny. Anche secondo me. Venite, ragazzi, abbiamo la soluzione. Davvero, e come? Vieni, Filippo!
Che cosa stavate dicendo, ragazzi? Abbiamo una soluzione. E quale? Uno di voi? No, Yosef. Secondo me la soluzione migliore è quella di lasciar scegliere l'elefantina birichina. Eh? Sì, è così, ragazzi. Io non voglio essere rinchiuso, ma nello stesso tempo non voglio che tocchi a uno di voi. Non voglio sacrificare uno di voi. Non... Perché uno di noi si deve sacrificare? Per quale motivo? Per quale motivo uno dovrà essere rinchiuso e gli altri no? Per questo motivo non credo tocchi a noi scegliere. Esatto. Sarebbe molto più giusto lasciar scegliere l'elefantina birichina piuttosto che sacrificare uno di noi. Ad andare. Lasciamo scegliere lei, ragazzi. E chiaramente per chi rimarrà spetterà sempre escogitare un piano, un'idea per lasciar uscire Cora, Marilu e colui o colei che le raggiungerà stasera. Sono stato chiaro. Io vi faccio una promessa. Qualora dovessi rimanere libero, mi impegnerò al massimo per lasciarli uscire, per lasciarvi uscire. Mi impegnerò al massimo per tirare fuori Cora e Marilu e colui che le raggiungerà. Ma qualora dovessi essere io, quello rinchiuso, voglio aspettarmi da voi la stessa cosa. Ci puoi contare, Gianni. Contaci. Assolutamente sì. Certo che sì. Vi do la mia parola. Noi siamo il Color Slam Team! Tutti per uno. Uno per tutti. Arrivò la sera. Allora, siete pregati di avvicinarvi alla grande gabbia. Ragazzi, Cora, Marilu, state tranquille, vi tireremo presto fuori, state tranquille, fidatevi di noi. Oh, io non ne sarei così convinta. Allora, avete fatto la vostra scelta? Sì, elefantina birichina, abbiamo deciso. Allora, chi avete scelto? Vogliamo che sia tu a scegliere. Non vogliamo sacrificare uno di noi. Perciò lasceremo scegliere te, birichina. Lasceremo scegliere te. Oh, va bene. Allora lasciatemi un attimo pensare. Chi di voi oggi raggiungerà loro due? Bello chiuso, qui dentro. Vado io. Che cosa, Yosef? Che cosa ho sentito? Hai sentito bene, birichina? Vado io! Per quale ragione, Yosef? Per quale ragione? Per voi, ragazzi! Lo faccio per voi! Lo faccio perché vi voglio bene! E perché credo in voi! Lo faccio per noi! Per il College Slam Team! Lo faccio per la patria! Bene, Yosef, salta dentro! Ho fiducia in voi, ragazzi! Ho fiducia in voi! Yosef, io sono senza parole per la tua bontà! Sono senza parole! C'è una sparete, via! Vi tireremo fuori, ragazzi! Vi tireremo fuori! Vi tireremo fuori!
Ah!